Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a questa puntata nella quale parleremo ancora una volta di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo. Abbiamo già affrontato altre volte questo argomento, addirittura andando proprio, è il caso di dire, sul campo, per mostrarvi quelli che sono i pericoli e gli infortuni che si possono verificare anche in ambito agricolo. Questa sera lo facciamo insieme a un esperto della materia che è qui presente nei nostri divani di Dopo Cena. Salutiamo il nostro ospite, il dottor Massimiliano Cannas, che è un dirigente medico dell'area Vasta 1 ed è specialista in medicina del lavoro. Innanzitutto buonasera. Buonasera, buonasera a voi. E ben trovato sui nostri divani. Allora, facciamo subito, prima di entrare nello specifico, una, così se è possibile, classificazione un po' generica sulle malattie professionali, che cosa sono nello specifico? Ma dunque, innanzitutto buonasera, buonasera di nuovo. Dunque, le malattie professionali cosa sono? Sono degli stati morbosi, quindi delle vere e proprie malattie che, come dice il nome, derivano in qualche modo da una esposizione più o meno prolungata a un'attività lavorativa. E stati morbosi vuol dire che sono delle patologie quindi che attengono allo stato di salute della persona e possono riguardare sia lo stato fisico che lo stato psichico dell'individuo, del lavoratore. La malattia professionale in generale è stata definita ormai tanti anni fa e precisamente con il decreto del Presidente della Repubblica 1124 del giugno del 64. Quindi ha una definizione ormai storica. È importante considerare che la malattia professionale va a mettere in relazione una importante esposizione professionale, quindi una esposizione a dei fattori di rischio che non sono controllati, con quello che è poi in generale lo stato di salute della persona. Questa è una definizione abbastanza classica. Abbastanza classica, quindi facciamo l'esempio: uno che lavora in un'azienda dove si producono vernici, se tratta le vernici senza le dovute precauzioni può andare incontro a una malattia di carattere professionale. Questo potrebbe essere un esempio, forse esemplificativo. Esatto. Però le cronache spesso sono infarcite da incidenti che capitano sul lavoro, cadute. Quindi c'è una differenziazione tra l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Spesso si fa un po' di commistione e di confusione. Facciamo un po' di chiarezza anche su questo aspetto. Esatto, dunque la differenza fondamentale che c'è tra una malattia professionale e un infortunio sul lavoro è il tempo. La malattia professionale è per definizione un stato morboso, un avvenimento cronico che necessita di un periodo di tempo importante, che può essere un anno, 2 anni, 10 anni, ma anche 20-30 anni, si pensi alle problematiche legate all'amianto, per comparire, perché deve appunto sviluppare questa malattia all'interno dell'organismo. L'infortunio invece è per definizione un evento acuto. Esempio forse semplice: una persona sta lavorando, inciampa, mette male un piede, si rompe una caviglia. È un infortunio sul lavoro. E quindi la comparsa è immediata. L'infortunio sul lavoro, per essere definito tale, deve avere quella che è definita una causa violenta, quindi in questo caso la caduta, deve essere accidentale, chiaramente la persona casca perché non è attento, e deve avere una prognosi di qualche giorno, almeno di 3 giorni. E poi è importante, si parla di infortunio sul lavoro quando questo avvenimento accade all'interno dell'attività lavorativa mentre la persona sta lavorando, fatto salvo una particolare specie di infortunio che è l'infortunio in itinere, cioè quell'infortunio che avviene nel tragitto casa-lavoro, lavoro-casa, ma è una fattispecie differente. Ecco, le malattie professionali come gli infortuni hanno anche un tasso di predittività, si possono predire, per cui è anche capire a che cosa il lavoratore va incontro. Questo fa parte anche della vostra branca di medicina. Diciamo che la medicina del lavoro è quella specializzazione, la medicina che correla o cerca di correlare, perché non sempre è semplice, l'attività lavorativa con lo stato di salute. In particolare, quando noi parliamo di attività lavorativa, ci riferiamo a un concetto molto molto importante, che è quello di rischio lavorativo. Cioè
il lavoratore diventa, può essere un operaio, un impiegato, un dirigente, un quadro, ma questa è una definizione, diciamo, più contrattuale. Da un punto di vista della medicina del lavoro, il lavoratore è una persona che è esposta a un rischio professionale. Qui noi avremo l'operaio o il lavoratore generico che è esposto a rumore e quindi avrà, diciamo, delle problematiche legate verosimilmente all'esposizione al rumore. Uno stesso operaio può essere esposto invece a un rischio chimico se lavora, come diciamo prima, con sostanze chimiche, e quindi sarà sempre operaio, però avrà delle problematiche legate ai prodotti chimici piuttosto che al rumore. Quindi, diciamo, quando noi parliamo di malattia professionale, la cosa fondamentale è sempre comunque inquadrare a monte quello che è il rischio lavorativo, il rischio professionale, che poi, quando è mal gestito, mal controllato, ci può determinare appunto delle patologie, degli stati morbosi. Ci sono stati più usuranti di altri? Ci sono anche nella vostra specializzazione delle classificazioni su stati di usura più stressanti rispetto ad altri in ambito lavorativo? Diciamo che a livello lavorativo esistono tutta una serie di rischi che sono normati dal decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico sulla sicurezza, dicevo, tutta una serie di rischi per i quali è necessario e obbligatorio che il lavoratore venga visitato annualmente o con cadenze, diciamo specifiche, affinché questi rischi vengano in qualche modo valutati da un medico del lavoro. A monte di questa visita, però, è necessario che a livello aziendale il datore di lavoro dell'azienda valuti questi rischi, quindi in qualche modo metta nero su bianco quelli che sono le problematiche lavorative. Esempio che si fa sempre, il rumore, ecco. Quando una persona lavora in un ambiente rumoroso è necessario che questo rumore sia valutato, vuol dire che sia misurato e ci possa dire quanto è il rumore a cui questa persona è esposta. Così come per il rumore, che è un rischio fisico, valgono le vibrazioni, vale il rischio chimico, il rischio biologico e tanti altri. Ecco, quindi conoscendo il rischio e valutandolo e soppesandolo anche da parte vostra, poi si può inquadrare il contesto lavorativo anche in una prospettiva di prevenzione, cioè capire se tutto ciò che poi scaturisce in quello che abbiamo espresso come preambolo della puntata, quindi che cos'è la malattia, possa essere prevenuto. Esatto. La prevenzione fa parte del vostro contesto. Esatto, no, c'era un vecchio spot che diceva, ma lo riportiamo sempre, prevenire è meglio che curare. È una cosa, una frase, diciamo, un po' una frase fatta, ma è la verità. Cosa vuol dire la prevenzione? La prevenzione vuol dire mettere in campo tutte quelle strumentazioni, tutte quelle attività che permettono al datore di lavoro prima, all'operatore della sicurezza poi, di evitare che delle patologie possano capitare, possano incorrere. Diciamo che la prevenzione, termine di cui si è parlato tanto, genericamente, ecco, è questa. In realtà poi noi conosciamo una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria e una prevenzione terziaria, a seconda del momento in cui io metto in atto le mie azioni. Ad esempio, una prevenzione primaria è fare in modo che la persona non si ammali. Quindi, se io voglio fare una prevenzione primaria in un ambiente in cui il lavoratore è esposto al rumore, che devo fare? La cosa ovvia sarebbe eliminare il rumore. Certo. Se non riesco a eliminare il rumore, che faccio? Doterò il mio lavoratore dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale, quindi siano cuffie, siano tappi, per evitare che il lavoratore si ammali. Se non riesco a fare questo, quindi il lavoratore subisce un danno, avrò la prevenzione secondaria, quindi evitare che questo danno possa peggiorare. Dopodiché, se non riesco neanche a fare questo, ci sarà la prevenzione terziaria, quindi mettere in atto quelle che sono le azioni curative. Però chiaramente, da un punto di vista di operatore della prevenzione, direi è un fallimento arrivare alla prevenzione terziaria. Bisogna agire prima che la persona si ammali. Ecco, è come si dice sempre, no? Un gioco a due mani, nel senso che ci vuole una sensibilità da parte del datore di lavoro elevata su questo aspetto, ma ci vuole anche una compliance da parte del lavoratore su questa tematica, perché se il datore di lavoro propone e il lavoratore sottende a quella che è la normale pratica,
diciamo che le cose non vanno poi come dovrebbero andare, questo è importante. Questo è fondamentale, ed è fondamentale per questo tutte quelle azioni di formazione, di informazione che il datore di lavoro in primis, ma poi ecco anche noi nel nostro piccolo, insomma, con questa trasmissione e in generale i mass media fanno nei confronti, diciamo, del pubblico e dei lavoratori. L'importanza di far percepire al lavoratore quanto sia fondamentale lavorare in sicurezza. Per un discorso, tra virgolette, egoistico, personalistico, perché chiaramente il lavoratore non si fa male e sta meglio, ma anche a livello, diciamo, globale dello Stato, per un discorso di costi, perché chiaramente la prevenzione è un qualcosa che ci fa risparmiare poi tantissimo nelle misure di evitare delle patologie. Allora, noi ci siamo sempre, insomma, da tempo occupati del contesto agricolo, dell'agricoltore, del campo, all'infortunio, pensiamo sempre alla fabbrica, al muratore, sì, al cantiere, ma in realtà l'agricoltore, l'operatore, insomma, che mette, come si vuol dire, mano a macchinari, strumenti, diserbanti e cose, è un lavoratore esposto come il datore di lavoro. Quindi, qual è la prevalenza in ambito agricolo di queste malattie o dell'infortunio e anche quali sono le principali, insomma, che rientrano in questo alveo? Esatto. Dunque, l'agricoltura è un settore molto soggetto a problematiche sul lavoro. Diciamo che classicamente l'agricoltura è un settore nel quale abbondano gli infortuni sul lavoro. Tant'è vero che, direi anche, come dire, quasi quasi non ci si meraviglia più del fatto che l'agricoltore si è fatto male, ok? Sembra che sia un rischio insito nella mansione, in realtà proprio così non è. Però adesso nell'ultimo quinquennio, quindi considerate che generalmente i piani e anche le valutazioni che fa l'INAIL, che fanno gli altri enti, sono quinquennali, nell'ultimo quinquennio si è visto un fenomeno molto particolare. L'infortunio puro è diminuito. Ah. Perché è diminuito? Perché l'agricoltore è più informato, perché gli eventi informativi delle associazioni, delle ASL, dei vari consulenti, insomma, di quelle che fanno, ecco, che fanno i mass media, eccetera, sono aumentati. Quindi l'infortunio è diminuito. È aumentata invece la malattia professionale. Si parla che in un settore che ospita, diciamo, circa 800.000 addetti, le malattie professionali denunciate nell'ultimo anno sono circa 9.500, con un aumento molto molto importante rispetto al quinquennio precedente. Si partiva nel 2003-2004 da 2.000 malattie circa, quindi il trend è in salita. Per quale motivo? Perché fondamentalmente anche questo fa parte dell'aumentata formazione. L'agricoltore è più informato, arrivano le informazioni con maggior profondità e quindi l'agricoltore denuncia più malattie professionali rispetto a quanto facesse negli anni precedenti. Anche questo è un bene, un male, è un fenomeno che va analizzato. Sicuramente da un punto di vista sociale è un fenomeno comprensibile in Italia. Perché? Perché in generale l'età media dell'agricoltore è, diciamo, mediamente più elevata rispetto all'età media dei servizi e delle industrie. Inoltre l'attività lavorativa dell'agricoltore spesso si svolge, spesso, il più delle volte, si svolge all'aperto e non sempre in condizioni anche climatiche o proprio geologiche, idrogeologiche corrette, spesso su sentieri, su campi sconnessi e spesso con attrezzature anche abbastanza obsolete. E poi inoltre tante volte le aziende agricole non hanno tantissimo personale, quindi è molto facile, molto frequente che uno stesso lavoratore faccia 4-5 mansioni, quindi si è esposto in una giornata al rumore, al rischio chimico, alla movimentazione dei carichi e quindi abbia in realtà 4-5 mansioni differenti. E quindi questo determina chiaramente un aggravio diciamo, della fatica e anche un aggravio delle possibilità di sviluppare patologie. Quindi non è che sono, diciamo, esponenzialmente aumentate, in realtà sono aumentate solo le denunce, cioè si è solo slatentizzato un fenomeno che prima era un po' sommerso, si teneva un po' così, magari spesso perché forse, immagino, il datore di lavoro e il lavoratore stesso erano racchiuse nella stessa, sì, persona, sì. E quindi, no, forse questo è un dato che si può evincere da
dai numeri che ci ha detto? Diciamo che sicuramente le denunce sono aumentate e chiaramente non tutte le patologie che vengono denunciate vengono poi riconosciute. Infatti è molto importante specificare che la denuncia che viene fatta generalmente da un medico del lavoro o dal medico di famiglia o dal medico dei patronati è una denuncia di sospetta malattia professionale. Il medico visita il lavoratore, ritiene che a buon pensare a suo giudizio ci siano gli estremi di una malattia professionale e lui quindi indirizza all'INAIL, che è, diciamo, l'ente poi assicuratore che gestisce queste pratiche, una denuncia di sospetta malattia professionale. Poi sta ai medici dell'INAIL visitare compiutamente il lavoratore, fare le analisi e vedere se poi questa patologia è effettivamente di origine professionale. Però, per tornare alla domanda, aumentano le domande? Sicuramente non tutte sono riconosciute, però anche i riconoscimenti sono abbastanza elevati. Quello che poi magari avremo modo anche di parlarne, sì, è importante notare quelle che sono le tipicità delle malattie professionali, cioè la differenza tra gli stati morbosi, quindi quelle dovute magari a un tipo di esposizione piuttosto che a un'altra. Quello fa la differenza. Quello fa la differenza, certo. in che termini? Cioè in termini di indennizzo, in termini di valutazione del rischio? Esatto, fa la differenza nei termini di indennizzo sicuramente e di percentuali, e di percentuali che l'ente assicuratore deciderà di assegnare. Ma fa la differenza per gli operatori della sicurezza perché ci permette di capire dove manca la prevenzione, quali siano i failure, quali siano le situazioni critiche. Quindi noi vediamo ad oggi che la grandissima maggioranza di patologie denunciate sono patologie cosiddette osteotendine, muscolo-tendine, articolari, quindi patologie legate a un sovraccarico che può essere dell'arto, che può essere della spalla, della colonna vertebrale, quindi legate a una, situazione di fatica fisica. Okay? Noi parliamo quasi del 90%, qui le percentuali sono queste, e sono le malattie nuove, le malattie emergenti. Vuol dire che verosimilmente le malattie del passato, le malattie classiche, come parliamo in agricoltura, le ipoacusie da rumore, oppure le sindrome da allergia o le sindrome legate in qualche modo ai bronchi, alla respirazione, le broncopneumopatie e anche quelle che sono le malattie tumorali, sono in diminuzione. Vuol dire che da un punto di vista della tutela del lavoro si sono fatti diversi passi avanti da questo punto di vista. Adesso dobbiamo cercare di agire su quest'altra parte, che è le patologie osteoarticolari, che sono però più difficili effettivamente da debellare e da contrastare. Lì forse ci sono anche pochi presidi da mettere in campo per prevenire, penso, sicuramente, no? Rispetto magari a una patologia di ambito polmonare, dove con dei adeguati sistemi di protezione magari si possono prevenire con più facilità, immagino, non penso. Esatto. Da un punto di vista della prevenzione, la patologia osteoarticolare è più difficile. Perché? Perché innanzitutto è strettamente connessa all'individuo. Un individuo può avere, una conformazione fisica, piuttosto che anche un'età. Noi parliamo di età medie elevate, noi parliamo di patologie della colonna vertebrale, del rachide, che magari vengono denunciate da lavoratori che hanno anche 65, 68, anni, quindi voglio dire persone adulte, quindi voglio dire anche queste sono patologie difficili da prevenire. La prevenzione viene fatta chiaramente con l'ausilio dei mezzi meccanici, ma il discorso che facevamo prima sull'agricoltura italiana, soprattutto italiana e in particolare marchigiana, quindi quella che ha piccole aziende, quindi con anche tante volte un lavoro manuale molto molto importante, ecco allora che diventa complicato. Ecco, parlando appunto di indennizzi, appena accennati poco fa, immagino che ci sia un ente preposto a questo. L'ente che gestisce la patologia professionale è l'INAIL, che è l'Istituto Nazionale per
l'assicurazione sulle, appunto, sugli infortuni sul lavoro, e gestisce tutte quelle che sono le problematiche dovute a un lavoro, sia da un punto di vista infortunistico che di malattia professionale. Quindi l'INAIL è l'ente, e l'assicurazione funziona più o meno come un'assicurazione, diciamo, stradale, come un'assicurazione con la quale magari quotidianamente entriamo in contatto. E l'INAIL, in base a delle visite, a degli accertamenti che fa dopo che il lavoratore ha presentato la denuncia di sospetta di malattia professionale, decide poi se appunto assegnarle a questo lavoratore un indennizzo o addirittura una rendita. Una rendita, insomma, che permette al lavoratore che ha subito un danno chiaramente di ammortizzare il deficit economico, sì, che sì, dalla sua insomma, invalidità gli deriva. Ma nella vostra specifica branca, insomma, di medicina, qual è, insomma, come si fa a trovare il nesso causale tra, no, malattia e lavoro o infortunio? Cioè, avete un compito non facile. Devo svelare tutti i segreti. Tutti i segreti. Allora, allora sveliamo i segreti. Ma in effetti il nesso è qualcosa di complicato. Nel senso che non complicato perché è difficile, è complicato perché ci sono tanti fattori che possono entrare all'interno. Pensiamo a una patologia classica, l'ipoacusia da rumore. La persona, il lavoratore ha perso l'udito perché ha lavorato in un ambiente rumoroso. Perfetto, il nesso sembrerebbe quasi matematico. Certo. Però a monte possiamo anche domandarci, ma la persona aveva già delle patologie uditive, soffriva di, non so, otiti croniche o di perforazioni timpaniche, o addirittura banalmente andava a caccia, oppure addirittura faceva un'altra attività, quindi un hobby che in qualche modo poteva peggiorare questa situazione. Ecco, questo della ipoacusia da rumore è un esempio banale. Quando noi andiamo a parlare di un'esposizione a un prodotto chimico, a un prodotto cancerogeno, e allora diventa molto molto complicato. In generale il nesso si ha per alcune patologie che sono definite tabellate dall'INAIL, si ha quasi automaticamente quando si riesce a dimostrare, insomma, anche abbastanza semplicemente, che il lavoratore è stato esposto per un periodo importante. Il nesso diventa poi complicato quando si tratta di dover dimostrare che una patologia magari tumorale, per tutte le implicazioni che ha chiaramente, anche non solo economiche ma anche sociali e insomma di relazione, sia derivata esclusivamente da quella singola esposizione. Quindi la persona è stata esposta per un mese a un cancerogeno, dopo 20 anni, 25 anni, 30 anni, perché i tempi sono questi, la latenza è lunga, sviluppa una patologia tumorale, e allora bisogna risalire alla sua esposizione. E diciamo, quindi diventa un pochino più complicato. Però diciamo, poi lo scopo, ecco, la parte, ecco, decisiva è proprio questa dimostrazione. Esatto. Ecco, andando nello specifico nell'ambito agricolo, sì, l'ambito che abbiamo sempre trattato, esiste una classificazione, esiste una scala di in maniera percentuale di patologie che voi riscontrate più frequentemente? Cioè, quali sono i rischi dai quali l'agricoltore si deve cautelare con maggior frequenza? Esatto. Dunque, domanda molto molto bella. Io inizio dalla fine. Rischi dai quali si deve cautelare? Io mi permetto di modificare un attimo la domanda. I rischi, diciamo prima, devono essere valutati tutti quanti. Quindi l'agricoltore, sia un, diciamo, coltivatore diretto, quindi che è equiparato, diciamo, a quello che come fosse un artigiano, sia un dipendente, quindi sia un datore di lavoro, deve avere una carta completa di quelli che sono i rischi professionali. Quindi dobbiamo sapere se questa persona è esposto a rischio chimico, perché magari fa utilizzo di prodotti biocidi piuttosto che fitosanitari, eccetera. Dobbiamo sapere se questa persona è esposto a rumore, è esposto a vibrazioni, utilizzando magari diciamo attrezzature, quindi trattori e altre macchine. Dobbiamo sapere se questa persona è esposta a un sovraccarico, ad esempio, dell'arto superiore. Una volta che l'agricoltore ha questi dati, quindi ha fatto valutare quelli che sono i rischi lavorativi presenti nell'azienda, a quel punto si va a fare l'operazione di gestione del rischio. Chi parla in inglese, no, che ora va per la maggiore,
parla di risk assessment e risk management, quindi stima, valutazione del rischio e successiva gestione del rischio. Questo in grandi linee. Nello specifico, in agricoltura circa il 90%, quindi la stragrande maggioranza delle patologie è una classe di patologie che attiene al cosiddetto sovraccarico biomeccanico, quindi problemi legati alle spalle, problemi legati all'articolazione quindi della spalla, al gomito, problemi legati al ginocchio, problemi legati alla colonna vertebrale. Sono la grande maggioranza delle malattie denunciate. Questo però, perché? Perché chiaramente le operazioni agricole sono fondamentalmente lavori di fatica. Okay? Però oltre a questo si vede un'importante presenza, chiaramente importante numericamente magari piccola, però dal punto di vista della salute è importante. Importante presenza di disturbi dell'apparato respiratorio, dovuto magari all'utilizzo senza mascherina di alcuni tipi di prodotti. Si sviluppano delle allergie a degli allergeni agricoli. Ci sono sempre le ipoacusie e ci sono fondamentalmente qualche raro caso di tumore. Però direi che il 90%, questo è, insomma, quindi benché si abbiano a disposizione macchinari sofisticati, moderni, trattori stupendi, eccetera, insomma, quando è alla fine però, insomma, lo stress fisico è ancora la fa da padrona, possiamo dire, nell'ambito del lavoro dei campi. E questo ha, immagino, questo quadro che ci ha delineato lei, dottore, immagino abbia un impatto anche sullo stato di salute generale dell'individuo, della persona. Questo è un dato che voi rilevate, insomma. Ma diciamo che chiaramente lo stato di salute generale è influenzato da questa attività, lavorativa. In generale si vede che soggetti che più in là con gli anni, quindi nell'età adulta avanzata, chiaramente da un punto di vista di problematiche osteoarticolari iniziano a mostrare i primi deficit, sicuramente questo è importante. E una cosa che si nota, però è legata più a esposizioni vecchie, quindi si parla di esposizioni legate a 25, 30 anni, 40 anni fa, sicuramente un problema legato anche all'udito. Una grande fetta della popolazione adulta avanzata, quindi oltre 60-65 anni, che ha lavorato in generale nell'industria e anche chiaramente nell'agricoltura, ha degli importanti, discreti deficit di udito dovuta a un'esposizione al rumore che verosimilmente 25, 30, 35 anni fa non era controllata come adesso. Come adesso. Esatto. E allora, visto che siamo in chiusura, diamo se possibile una fotografia anche dei nostri agricoltori. Come sono da questo punto di vista? Sono bravi, sono meno bravi? Ci hanno da guadagnare qualche posizione? Insomma, come... gli agricoltori marchigiani in generale hanno la caratteristica di avere mediamente aziende piccole a conduzione familiare, e quindi la gestione del rischio è anche questa a conduzione familiare, quindi si utilizzano spesso attrezzature che non sono proprio nuovissime, però generalmente si riesce a contenere in qualche modo l'esposizione al rischio. Sicuramente ancora c'è da migliorare per quanto riguarda lo stato delle attrezzature, riguarda più un discorso infortunistico che di malattie professionali. Sicuramente adesso anche con dei flash, degli interventi che sono stati fatti dalle aziende sanitarie in generale della regione, abbiamo visto che probabilmente se c'è qualcosa su cui andrebbe puntato un pochino i riflettori, quindi qualcosa che andrebbe incentivato, è il rinnovamento per quanto possibile, e in qualche modo, in qualche misura anche l'adeguamento sicuramente del parco macchine e degli attrezzi in generale. Che però ovviamente in aziende piccole e spesso anche un po' disagiate non è certo la cosa più facile da fare, di questo ce ne rendiamo conto. Però insomma la salute va quanto mai messa al primo posto, e questo è il vostro compito, quello di agire anche sulla sensibilità del lavoratore e fargli capire che chiaramente è importante non solo per la sua
salute per la sua famiglia, ma anche per la sua stessa azienda e per tutta la comunità, penso. No? Esatto. Questo è. Bene, grazie dottore grazie per la sua esposizione quanto mai precisa e pedissequa. Bene, noi vi ringraziamo per essere stati qui insieme a noi per questa puntata speciale di Dopo Cena che verteva sulla questione dell'infortunio o della malattia professionale, in questo caso anche in ambito agricolo. Quindi mi raccomando, siate molto attenti perché insomma la vostra salute è importante, quella dei vostri collaboratori anche per insomma, la salute, non solo individuale, fisica, ma anche quella della vostra azienda. Grazie per essere stati con noi e ai prossimi appuntamenti. Ciao!